Avellino dichiara guerra ai giochi illegali, i centri avranno 3 mesi per adeguarsi al regolamento, rischio chiusura. Bonifica veloce delle discariche, garanzia di elevati standard di legalità, siglato tra la Procura di Benevento e il Commissario straordinario, un protocollo d'intesa. Dottoressa violentata in Sicilia, interviene il presidente dell'Ordine dei Medici del capoluogo sannita, Ianniello, chiede un tavolo tecnico per rivedere il servizio, guardia medica. Chatta con una donna sposata, aggredito da marito e figlio, 27enne napoletano, inizialmente aveva denunciato di aver subito un tentativo di rapina, una versione che non ha convinto le forze dell'ordine. I quotidiani sportivi spagnoli stilano una graduatoria, il Benevento è la peggiore squadra dei 5 principali campionati europei con 0 punti in classifica. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni. Avellino dichiara guerra al gioco d'azzardo e alla ludopatia, ha approvato un regolamento per le sale da gioco e i centri scommesse. Sentiamo. Giro di vite su sale slot, locali scommesse e gioco d'azzardo con il nuovo regolamento adottato dal Comune di Avellino. D'ora in avanti nel territorio comunale varranno regole più severe per l'apertura di locali destinati al gioco che prevedono vincite in denaro e anche per l'inserimento di altri apparecchi negli esercizi dove in passato sono stati permessi. Obiettivo è la prevenzione nei confronti del dilagare delle ludopatie, una piaga che lo hanno sostenuto spesso gli esperti, causa danni personali e sociali considerevoli. Ad Avellino dunque queste attività dovranno essere collocate oltre 300 metri da scuole, luoghi di culto, centri sportivi e ricreativi, musei, strutture sanitarie, parchi e giardini pubblici. Secondo quanto previsto, sale gioco, centri scommesse e bar avranno 3 anni di tempo per adeguarsi, pena pesanti sanzioni amministrative e perfino la chiusura dell'attività. Un regolamento che non solo punisce chi decide di operare legalmente nel settore, ma sempre più spesso priva il giocatore di un canale lecito e controllato cui rivolgersi per soddisfare una passione o una scelta di intrattenimento nel tempo libero, col rischio che si orienti verso quelli illegali. Un esito spiacevole che potrebbe perfino accrescere il problema della ludopatia, la dipendenza da gioco in cui incappano i giocatori compulsivi, con l'aggravante che le organizzazioni criminali che gestiscono il gioco illecito non mostrano alcun occhio di riguardo per i giocatori problematici, essendo interessate esclusivamente al guadagno e non alla tutela del consumatore. Bonifica veloce delle discariche e garanzia di elevati standard di legalità siglato tra la Procura di Benevento e il Commissario straordinario, un protocollo d'intesa. Sentiamo. Un protocollo d'intesa tra Procura di Benevento e Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche è stato firmato nel capoluogo sannita presso il Palazzo di Giustizia tra il procuratore Aldo Policastro e il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. I lavori per la bonifica e la messa in sicurezza riguarderanno i siti di ex discariche ubicati nei comuni di San Lupo, Castelvetere in Val Fortore, Tocco Caudio, Puglianello, Pesco Sannita, Sant'Arcangelo Trimonte e Benevento. Si tratta dei siti finiti nel mirino della sentenza della Corte di Giustizia Europea, con la quale l'Italia è stata condannata a pagare somme ingenti per le discariche non bonificate, che ora dovranno essere bonificate e messe in sicurezza. Di qui la volontà di siglare un protocollo d'intesa con il quale la Procura della Repubblica di Benevento e il Commissario straordinario si impegneranno a collaborare e a realizzare uno scambio di informazioni finalizzato ad effettuare la bonifica delle discariche in maniera rapida e garantendo elevati standard di legalità per gli iter amministrativi. È un ulteriore tassello, ha commentato il procuratore Aldo Policastro, all'impegno prioritario che questa procura vuol portare avanti contro i reati ambientali a tutela della salute dei cittadini. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è atteso venerdì mattina al Tribunale di Napoli per testimoniare nel processo Medea relativo agli appalti nel settore idrico concessi dalla Regione ad aziende vicine al clan dei Casalesi. L'udienza si sarebbe dovuta celebrare ad Aversa, dove ha sede il Tribunale competente, che è quello di Napoli Nord, ma qui non è stato ancora ultimato l'impianto di videoconferenza, così sin dal suo avvio il processo si sta celebrando al Palazzo di Giustizia napoletano, salvo qualche rara eccezione. Mastella
Stella è citato come testimone. La testimonianza è considerata fondamentale per scagionare l'ex parlamentare Udeur Tommaso Barbato, ex compagno di partito diventato celebre per lo sputo rifilato al senatore Nuccio Cusumano in occasione della mozione di sfiducia al governo Prodi nel febbraio 2008. Il sindaco del capoluogo sannita doveva già venire a testimoniare nell'udienza del 12 luglio scorso, ma rinunciò inviando formale giustifica. Dottoressa violentata in Sicilia, interviene il presidente dell'Ordine dei Medici del capoluogo sannita. Iannello chiede un tavolo tecnico per rivedere il servizio guardia medica ed elaborare un piano condiviso. Sentiamo. L'aggressione perpetrata a Trecastagni, in provincia di Catania, ai danni di una dottoressa in servizio presso la locale guardia medica non è così lontana. Il presidente dell'Ordine dei Medici, chirurghi e odontoiatri di Benevento, Giovanni Iannello, esprime la solidarietà di tutta la sanità sannita nei confronti della collega così vilmente colpita. Quello che è successo a Catania, continua Iannello, non è purtroppo un caso isolato, non si tratta di aggressività, ma di violenza gratuita. Non si tratta di pazienti ma di delinquenti, non si tratta di prendere provvedimenti sul caso specifico ma di ridisegnare con interventi strutturali e di sistema l'intero servizio di guardia medica. Il presidente Iannello conclude lanciando un invito al prefetto di Benevento, al direttore generale dell'ASL di Benevento e al direttore generale del RUMMO di istituire in tempi rapidi un tavolo tecnico per elaborare un piano condiviso che permetta ai medici di operare finalmente in sicurezza. Un immigrato della Romania che guidava in stato di ebbrezza si è scontrato frontalmente con l'auto condotta da un sessantenne, Antonio Vitolo, che è morto nell'incidente accaduto ieri sera a Battipaglia sulla provinciale 132. Ed anche un altro uomo ha perso la vita, ma oggi alle 13.30 in un incidente stradale a Ponte Cagnano Faiano che ha coinvolto due vetture, la vittima alla guida di una Fiat Panda e un anziano di circa 80 anni residenti a Montecorvino Pugliano. Era parte integrante di un sodalizio criminale coinvolto nella tratta di donne destinate alla prostituzione, il ventenne nigeriano catturato alle prime luci dell'alba di ieri in un centro di accoglienza di Castelvenere dagli uomini della squadra mobile sannita e di quella perugina. L'ordinanza di custodia cautelare emessa e notificata nei confronti del giovane è frutto di un'articolata attività di indagine condotta dagli investigatori umbri avviata nel giugno del 2016 dopo la denuncia di una giovanissima nigeriana che in questura aveva denunciato di essere stata costretta a prostituirsi per pagare una elevata somma di denaro, circa 10.000 euro, dovuta agli organizzatori della tratta di esseri umani che dalla Nigeria, dopo uno stoccaggio nei cosiddetti ghetti della Libia, portava in Italia su barconi sovente fatiscenti i clandestini. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, ha consentito l'individuazione del sodalizio criminale. L'attività d'indagine ha permesso di sgominare l'intera banda composta appunto da 8 cittadini nigeriani, uno appunto residente a Castelvenere. Chatta con una donna sposata, aggredito da marito e figlio, 27enne napoletano inizialmente aveva denunciato di aver subito un tentativo di rapina, ma questa versione non ha convinto i poliziotti. Sentiamo. Una chat erotica tra un giovane e una donna innesca la reazione di marito e figlio della stessa. Il 27enne finisce in prognosi riservata per coltellate, ma difende gli aggressori e dice agli inquirenti era una rapina. Procura e carabinieri però ricostruiscono tutto e gli aggressori vengono arrestati. È l'epilogo nel napoletano di una serie di conversazioni compromettenti intrattenute tra il giovane e la donna. Il ferito, dopo l'aggressione subita, ha raccontato di un tentativo di rapina, ma quando ha capito che non poteva più nascondere il segreto perché carabinieri e procura stavano arrivando alla verità, è stato costretto a svelare tutto. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nola a carico degli aggressori, entrambi di Brusciano e già note alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata il 1 marzo scorso dal 27enne di Volla, il quale aveva riferito ai militari dell'arma che due sconosciuti armati di coltello, dopo averlo aggredito in strada con l'intenzione di rapinarlo, lo avevano inseguito fin dentro alla sua auto e ferito con diverse coltellate al torace e alle gambe. I successivi accertamenti coordinati dalla procura di Nola ed eseguiti dai carabinieri hanno invece consentito di inquadrare il movente del tentato omicidio nella questione di natura passionale con la donna.
Un mese fa, alle 20:57, la scossa di terremoto che fece tremare l'isola di Ischia e che colpì particolarmente i comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, i più danneggiati dagli effetti della scossa di terremoto. Due i morti nel sisma. Ad un mese esatto, il punto della situazione del commissario straordinario Giuseppe Grimaldi. Abbiamo un bilancio definitivo di 1.800 sfollati, di cui circa 1.200 negli alberghi. La nostra priorità è al momento tentare di togliere quanta più gente dagli alberghi per assegnargli un alloggio maggiormente adeguato. Per noi è prioritario riportare queste famiglie in un'abitazione non solo per motivi economici, ma anche e soprattutto limitare i danni sociali, conclude il commissario straordinario. Blitz nelle palazzine di Via Napoli, di Nocera Inferiore, l'irruzione degli agenti all'alba, scoperta e sequestrata droga. Sentiamo. Hanno rovistato negli scantinati, tra le aiuole, nelle macchine e nelle abitazioni di alcuni residenti delle palazzine popolari di Via Napoli. Blitz questa mattina degli agenti del commissariato di Nocera Inferiore agli ordini del vicequestore Giuseppina Sessa, coadiuvati dagli uomini della questura di Napoli e dal nucleo cinofilo antidroga e antiesplosivo. Sveglia all'alba per i residenti nell'area popolare nocerina, alle spalle del mercato ortofrutticolo. Alle loro porte hanno bussato decine di uomini in divisa. I poliziotti hanno passato al setaccio 10 abitazioni, le loro pertinenze e una cinquantina di autovetture, tra quelle ferme nel piazzale e nei garage. Al termine del blitz sono stati trovati 5 grammi di cocaina e oltre mezzo chilo di hashish. Lo stupefacente era occultato in un box di proprietà di un uomo detenuto in carcere. La porta della cantina era chiusa da una catena. Alla polizia il compito di stabilire a chi appartiene la droga. La sorpresa è arrivata però aprendo degli scatoloni. Al loro interno sono stati ritrovati i pezzi di uno scooter. Si sospetta che sia stato smantellato in attesa di smaltirlo tra i rifiuti. Gli inquirenti stanno verificando a chi appartenga. È forte il timore che possa essere stato utilizzato in azioni criminali commesse sul territorio cittadino e non solo. Controlli mirati e puntuali, quelli della polizia, che ha tentato di portare un po' di luce in un caseggiato particolare, ritenuto a rischio per la presenza di diversi soggetti noti già alle forze dell'ordine. I controlli sono proseguiti anche a Montevescovado. I poliziotti hanno perquisito due abitazioni e denunciato un uomo. È stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e di alcuni coltelli. Un'attività straordinaria, quella odierna, che sarà seguita da ulteriori controlli in altre zone della città. Segno che il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti che alimenta la criminalità locale non ha mai tregua. Siamo alla pagina sportiva. Ho dovuto rinunciare a 4 giocatori durante la partita. Probabilmente senza queste defezioni non avremmo perso. Simone Inzaghi è sconsolato al termine di Lazio-Napoli, partita secondo l'allenatore pesantemente condizionata dagli infortuni. Sentiamolo. È capitato tutto quello che capita di solito in un campionato in una partita sola, una partita probabilmente in un'altra partita, non lo so, perché in Serie A probabilmente avremmo perso anche con altri avversari, con tutte queste cose capitate. Spiace perché eravamo stati compatti, coraggiosi, insomma, a parere mio davamo più la sensazione noi di far gol. Il primo tempo abbiamo concesso quella palla su Caleion, che mi dicono che fosse in fuorigioco, poi insomma la squadra già alla mancanza di Wallace, il cambio di Bastos l'ha assorbito, poi insomma quando anche De Vrij a fine primo tempo ha dovuto alzare bandiera bianca, un contraccolpo c'è stato, probabilmente avremmo potuto evitare l'1-1, però penso che con tutte queste cose avremmo perso ugualmente, anche evitando l'1-1 in quella circostanza. Penso che l'abbiano vista tutti, insomma. Sarri ha detto che aveva visto una reazione dei miei. Io dico che se rimanevamo come senza dover fare 3 cambi forzati, probabilmente il Napoli non avrebbe vinto, ma insomma, poi ognuno può avere le proprie opinioni. Con Sarri c'è tantissima stima, ma come lui dice che avrebbe vinto, io dico che non c'è, purtroppo non ci sarà mai la controriprova, però la Lazio vista nel primo tempo era meritatamente in vantaggio e penso con quello spirito, con quel coraggio e con quella concentrazione anche il secondo tempo probabilmente sarebbe andato in quella direzione.
Ancora calcio Serie A sul commento proprio del mister della Lazio, Simone Inzaghi: senza gli infortuni non avremmo perso. Sarri risponde: io credo che sarebbe finita nello stesso modo. Sul gol di Mertens aggiunge: mi ha emozionato, è un fuoriclasse. Sentiamolo. Io penso che finiva nello stesso modo e Inzaghi pensa che finiva in un altro modo. E fa parte della normalità. Io vedendo come si è espressa la mia squadra, ma è quello che ho detto ai ragazzi nell'intervallo, che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo perché saremmo venuti a capo della partita. Quindi ero convinto anche quando eravamo sotto e venivamo a capo della partita. Poi è chiaro perdere De Vrij, che è un grande difensore centrale, è un problema. Però penso che la partita si poteva mettere a posto lo stesso, pur considerando che questo ragazzo è un difensore di alto livello. Maradona è soprattutto, quindi non lo paragonerei mai. Lasciamo fare Maradona, ma Dries sta continuando a crescere e in questo ruolo è diventato un fuoriclasse assoluto. Ha fatto un gol che a me in campo ha emozionato. È stata un'emozione vederlo dal campo, anche perché mi sono reso conto una frazione di secondo prima e ci avrebbe provato. Quando ho visto e guardato dove era la porta, ho detto ci prova. È un gol emozionante e solo pensarlo è da fuoriclasse. Contro la Roma i giallorossi di mister Baroni hanno preso altri 4 gol dopo i 6 di Napoli e pagato una lunga lista di assenti. Non si è fatto attendere l'incontro con il presidente Oreste Vigorito, la presenza del direttore sportivo Salvatore Di Somma. Una chiacchierata serena un'ora dopo il fischio finale. Adesso attenzione puntata alla trasferta di Crotone, che diventa il crocevia del campionato degli stregoni. Sentiamo Baroni. La squadra ha interpretato la partita come volevamo, come l'avevamo pensata, come l'avevamo desiderata, come la volevamo. Squadra attenta, squadra aggressiva, squadra che ha messo anche in difficoltà la Roma, non gli ha concesso le giocate che purtroppo queste squadre, quando le riescono a innescare, diventano difficili da arginare. Abbiamo avuto sicuramente un paio di situazioni importanti, quel 3 contro 2 poteva essere gestito meglio. Dopo il gol siamo scesi di un gradino, ci è ritornato forse nella testa qualche timore, qualche paura, e questo non deve avvenire, perché questo è un campionato lungo, un campionato difficile, lo sappiamo, un campionato dove queste gare ti possono segnare dei solchi. Però sta lì dentro la chiave. Il confronto dopo un anno di lavoro con il presidente e con il direttore rispettivo è costante, è continuo. Quindi in questo momento abbiamo parlato un pochettino di tante cose, principalmente anche dei giocatori che confidiamo e speriamo di recuperare, perlomeno un paio di giocatori. Per una gara che sicuramente è una gara difficile, però troviamo una squadra che è come noi. E quindi, anche se saremo a casa loro, però c'è bisogno che il Benevento porti lì quelle componenti che servono per partire. Il mister della Roma Di Francesco commenta il risultato dell'incontro tra le due squadre giallorosse: nonostante il risultato del 4-0 inferto ai Sanniti, l'allenatore romanista non si dice completamente soddisfatto. Sentiamo. Siamo stati un po' ingenui, creando più che altro una palla gol loro in ripartenza importante su un nostro errore di disimpegno, ma quando si cerca di giocare e magari gli altri sono lì ad aspettarti per difendere e riattaccarti, qualche errore ci può stare. Sicuramente quello che non mi è piaciuto nei primi 20 minuti, eravamo un po' troppo superficiali e lenti nel girare palla, quello che invece successivamente abbiamo fatto molto meglio, specialmente sulle corsie esterne. Beh, io credo che non esiste un solo calciatore nella mia squadra, esiste un collettivo, e quando tutti quanti giocano in un determinato modo permettono anche a un attaccante forte come lui di avere tante palle gol. Sicuramente ne ha fatti 2, ne poteva fare
altri due facilmente per quella che è stata un po' la serata, ma di quello che mi è piaciuto di Edin non sono stati gol, sono state due o tre rincorse che ha fatto nella nostra metà campo quasi al limite dell'area nostra per recuperare palla magari quando l'ha persa. Questa è la mentalità che ci deve accompagnare nelle partite che uno può pensare che invece siano facili, no, l'atteggiamento che ha avuto in quel momento lì di gara credo che sia un esempio e lo debba fare ancora di più. Era una partita difficile, noi abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto del nostro meglio, così Federico Faccio, difensore della Roma, dopo il match allo stadio Vigorito di Benevento contro i Sanniti. Sentiamolo. È sembrata una partita facile perché noi l'abbiamo fatto così, no? Non era una partita facile, però noi al primo minuto abbiamo andato per i tre punti, abbiamo andato forte per la partita, questo si vede dentro il campo e l'altra squadra lo percepisce, no? Anche abbiamo fatto una grande partita. Federico, questa Roma sembra essere decollata, dove può puntare? Sembra essere decollata, partendo sempre meglio, insomma. Dove può puntare? Può puntare alle prime quattro solo o può puntare magari al primo posto? No, noi siamo una squadra che sta in crescita, dobbiamo continuare a lavorare, a pensare ogni partita, la prossima partita è molto importante anche per noi, adesso in casa con il Udinese, e giochiamo tutte e tre competizioni, no? È molto importante per la squadra, per noi, per la società, no? Dobbiamo arrivare e lottare in tutte le competizioni. Ti posso chiedere qualcosa su questo Benevento? Hai accennato già qualcosa nell'intervista. Che impressione ti ha fatto questa squadra? No, era una partita difficile, che noi abbiamo fatto le cose giuste, le cose che abbiamo lavorato, abbiamo fatto una grande partita, per questo è sembrata una partita facile per noi, però che non era facile, ma dal primo minuto abbiamo andato forte, abbiamo andato per le tre punte per la partita e questo si è visto. Non sono in grado di dire cosa manca adesso alla squadra, ma arriveranno anche i gol, così George Puskas, attaccante del Benevento, al termine della gara. Sentiamo anche lui. Se guardiamo i risultati, sì, è un'amarezza, però non dobbiamo guardare i risultati, alla fine dobbiamo guardare le prestazioni, e dobbiamo lavorare duro, dobbiamo metterci subito a pensare alla prossima partita, perché è duro e noi sappiamo solo lavorare, però penso che presto passerà questo momento, sono sicuro, perché siamo una squadra, sono arrivate due squadre fortissime, sì, è normale, abbiamo perso tanto, però secondo me questo momento passerà. Ok, come abbiamo detto anche con chi ti ha preceduto, 15 minuti di buon livello, squadra ben messa in campo, poi è arrivata la rete di Zeko, da lì è accaduto qualcosa di tanto negativo per il Benevento. Sì, magari quando ci prendi gol dalle grandi squadre magari cadi un po' di morale, però noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, dobbiamo essere più esperti a fare queste cose secondo me e rimanere nella partita, però secondo me partita dopo partita guadagneremo questa cosa e saremo più pronti alla prossima. Ecco, cosa vi ha detto Marco Barboni soprattutto nell'intervallo, cercando un po' di motivarvi? Certo, lui non mola mai un centimetro e ci motiva sempre perché sa fare questo bene, quindi anche all'intervallo, anche alla fine della partita eravamo tutti, è normale dopo una sconfitta, eravamo tutti di testa bassa, quindi ci ha alzato la testa e ha detto di guardare avanti perché solo questo ci è rimasto, di lavorare duro e di continuare a stare sul pezzo perché i punti poi arriveranno. L'avete sentito anche a fine partito oppure da domani in poi quando riprenderete gli allenamenti, il tecnico? Vabbè, le riunioni le avremo anche i prossimi giorni, dopo la partita è normale che sei caldo, quindi magari dici le cose a caldo, sei arrabbiato, quindi sì, è meglio che parli dei prossimi giorni. Cosa vi manca in attacco per bucare le difese di Serie A? Perché a parte il gol di Ciciretti, la casella è ancora a zero, quella offensiva. Non penso che sono in grado di dire cosa manca alla squadra, dovrei credere a mister, però se noi lavoriamo bene arriveranno anche i gol. Il sogno del Benevento di giocare in Serie A sta diventando sempre un incubo. Le streghe sono attualmente la peggiore squadra dei cinque principali campionati europei con 0 punti in classifica. La speciale graduatoria, al contrario, l'hanno stilata in Spagna. I quotidiani sportivi a quota 0 con i Sanniti ci sono anche la Crystal Palace, Malaga, Colonia, scrive Marca. La singolarità è che il Benevento è la peggiore tra tutti. Ha subito 14 gol in 5 partite con un solo gol all'attivo con un passivo di meno 3.
13 di differenza reti. Nelle ultime due partite i sanniti hanno subito 10 reti, 6 del Napoli e 4 contro la Roma. E intanto sarà Pietro Giacomelli di Trieste, l'arbitro designato a dirigere il derby Juventus-Torino, uno degli anticipi della sesta giornata in programma sabato 23 alle 20:45. Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà l'anticipo delle ore 18 tra Spal e Napoli, mentre quello delle 15 tra Roma e Udinese è stato affidato a Davide Massa di Imperia. Inter-Genoa domenica alle 15 sarà arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata. Serie B, arbitri anche in questo caso, sesta giornata in programma sabato 23 settembre alle ore 15. Novara Avellino sarà diretta da Saia di Palermo, Salernitana Spezia da Giulia di Olbia. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio ora in compagnia delle previsioni del tempo, grazie dell'attenzione, arrivederci. Ilmeteo.it vi saluta calorosamente. Previsioni per venerdì 22 settembre 2017. Tempo stabile sul nostro paese e anche per lo più soleggiato, sia pure con la presenza di qualche nube sparsa. Ecco il dettaglio elaborato da Ilmeteo.it. Al nord sarà una bellissima giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso su quasi tutti i settori, con isolati addensamenti sulla Liguria. Spostiamoci ora al centro, anche qui bel tempo, cielo in prevalenza sereno al mattino, al massimo velato nella seconda parte della giornata, più nubi sulla Toscana. Raggiungiamo infine il sud, anche qui il sole sarà dominante e anche in questo caso il cielo sarà limpido, al massimo con poche nubi sparse sul Salento. I venti saranno deboli, localmente moderati, di maestrale sul basso Adriatico e Ionio, da direzioni variabili invece sul resto dei bacini. Le temperature risultano essere più o meno stazionarie, le minime saranno infatti comprese tra i 6 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo all'incirca 27 gradi su tutto il territorio nazionale, dunque al nord, al centro e anche al sud. Thank you.